9 settembre. Va, pigro alla formica. Considera il suo fare e diventa saggio. Proverbi 6:6. Mai pigro. A volte gli animali, gli insetti, la natura in genere possono diventare dei grandi consiglieri per la nostra vita. L'uomo dotato di un'intelligenza superiore rispetto alle altre creature della terra, a volte ha bisogno di questi esempi per meditare di più sulla propria vita e prendere spunto per un'esistenza migliore. Guardiamo le formiche. Sono esseri insignificanti se guardiamo la loro mole, eppure li vediamo così laboriosi e così interessati alla loro vita, al loro futuro. La Bibbia stessa ne parla come monito a chi è pigro nella propria vita e non si rende conto di quanto Dio abbia bisogno di gente sveglia, pronta all'azione, pronta a mettere in pratica quello che la sua parola dice. La formica ci dà un esempio di operosità che ci dovrebbe stimolare e darci da fare per produrre. Siamo invitati a guardarle e a trarre l'insegnamento necessario. La formica è sempre in movimento, non la vediamo mai ferma, mai in ozio, sempre pronta a raccogliere, a mettere da parte. Anche noi siamo invitati a fare lo stesso, a raccogliere le benedizioni del Signore, perché verrà il tempo che Dio ci chiederà conto di ogni nostra azione. Guardiamo ciò che ci circonda e acquistiamo saggezza.